Ok, benvenuto a novembre, ma cosa è successo nelle ultime 2 settimane e perché sono sparita? E benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Io sono già pronta, vestita, truccata, capelli abbastanza in ordine, tutta ingioiellata, perché devo andare a lavorare oggi, mentre ieri mi sono presa una giornata, non dico off perché no, però non ho registrato il weekly perché in realtà stavo già registrando altre cose e mi sembrava di sovraccaricarmi eccessivamente. Oggi andrò a lavoro dalle 3:30 alle 7:30, però sono già pronta la mattina, così non penso più almeno a questo e posso concentrarmi sulle altre 1.285 miliardi di cose che mi sono scritta di dover fare e magari riuscirò a fare. Sono molto proud di me perché oggi mi sono svegliata con i dolori del post allenamento. Ebbene sì, ieri mi sono allenata, ho allenato gambe e glutei. Terrificante come primo allenamento da cui scegliere di ripartire dopo uno stop di praticamente 5-6 mesi, ma l'importante è ricominciare. Ieri mi sono detta basta scuse, ne stavo per trovare un'altra, lo giuro, e invece ho detto no, Zoe, no, cioè non puoi andare avanti così, è tipo da inizio ottobre che dici che devi iniziare ad allenarti, siamo esattamente al 18, non hai ancora fatto niente, già lo dicevi che quando saresti tornata saresti ritornata alle buone vecchie abitudini, non l'hai fatto perché per il mese di settembre l'allenamento proprio non sapevi neanche cosa fosse e quindi è il momento e eccomi qua. Però a parte gli scherzi sono molto soddisfatta, molto fiera di me stessa. Ora coffee, la colazione l'ho già fatta, che ve lo dico a fare, ma il caffè è molto importante. Non mi piacciono questi qui nuovi. Io in realtà non amo il caffè, però tipo ce ne sono alcuni che riesco a bere, tipo questa capsula rosa, mentre quella più scura, non so, secondo me sarà anche un po' il colore che mi influenza, ma non riesco. Sono andata a lavoro normalmente, ma di giornata normale questa ne aveva ben poco perché ho registrato queste clip non sapendo che a casa al ritorno mi sarei ritrovata il mio ragazzo che mi aspettava seduto su una panchina ed è stato veramente super emozionante e non me l'aspettavo proprio minimamente. E il magazzino anche oggi è sistemato, praticamente ho fatto la prima parte qui, poi tutto il resto in negozio, abbiamo rifatto i manichini, abbiamo fatto un po' di cose pratiche, tra virgolette, e adesso tra mezz'ora vado a casa, tempo di spazzatura e poi giusto risistemare il negozio per la chiusura. E così è stato finalmente il mio risveglio venerdì 21 ottobre, un mese e mezzo, quasi 2 mesi dopo che io e il mio ragazzo ci eravamo salutati in Sardegna, posto dove ci siamo conosciuti quest'estate mentre facevamo gli animatori turistici. Ed essendo la nostra una relazione a distanza, lui non aveva mai visto dove vivevo e tutta la zona intorno, quindi l'ho portato in uno dei posticini più belli secondo me a Milano, che è la Fondazione Prada. Dovete assolutamente farci un salto se ne avete l'opportunità e poi gli ho fatto provare il poké che sapete essere una delle mie tante ossessioni ed è stata una giornata splendida. La domenica, come ormai avrete capito, lavoro sempre dalle 10 alle 19, quindi ormai è diventato un rito andare a fare colazione fuori e questa volta c'era questo ospite speciale e siamo andati a Cernobbio, che è una cittadina vicino Como che personalmente mi piace tantissimo e secondo me meritava di essere vista da lui. Momento, momento, momento. Che cosa è successo negli ultimi 3 giorni? Perché praticamente ho abbandonato i social, la tecnologia, ho sì, registrato qualche clip per questo weekly, ma molto confusionaria, soprattutto in cui non si capisce nulla di quello che succede, di quello che sta succedendo. Quindi volevo
ora che sono in pausa pranzo, prendermi un attimo per spiegarvi che cosa, perché... Wow, allora, proprio 3 giorni fa qui ho registrato l'ultima vera clip in cui proprio stavo pensando, ok, devo fare il weekly vlog, torno e quello che trovo è assolutamente tipo, mi ha lasciato a bocca aperta perché sotto casa mia ho trovato il mio ragazzo. Per chi non lo sapesse, io e mio ragazzo ci siamo conosciuti quest'estate mentre io facevo l'animatrice, ma lui è del Molise, lui è tornato poco fa, neanche una settimana fa, dal villaggio dove abbiamo lavorato entrambi quest'estate, in cui lui è rimasto fino alla chiusura, e ci siamo messi più o meno d'accordo che ci saremmo visti settimana prossima, il 27. Fatto sta che, visto che lui è completamente imprevedibile e non gli piace programmare nulla, non mi aveva detto che in realtà sarebbe arrivato con una settimana di anticipo, anzi mi diceva invece che forse avrebbe avuto dei contrattempi e sarebbe arrivato dopo. Io come una polla ci sono cascata, finché poi in chiamata, mentre ero sul bus per tornare da lavoro, mi sembrava un po' strano, no? Mi sembrava, cioè, che dicesse delle cose che non avevano senso, comunque le dicesse in un modo strano, e sono arrivata sotto casa mia e mi appende il telefono e vedo questa persona che mi viene incontro. Mi sono emozionata un sacco, è stato molto molto carino. E abbiamo passato venerdì insieme, l'ho portato a fare un giro a Milano. Poi avevo delle ripetizioni la sera da dare, quindi siamo tornati un po' prima. Però comunque ci siamo goduti la giornata fino alle 5, mi sembra, sì, perché avevo 2 ore di ripetizioni, una dalle 5 alle 6, una dalle 6 alle 7. Mentre la mattina dopo siamo stati ancora insieme, ma non abbiamo fatto nulla perché era brutto tempo. Lui mi ha accompagnato a lavoro per le 3:30, iniziavo, finito le 7:30, lui è rimasto qui a Como dove lavoro, un po' in giro per esplorare, purtroppo non accompagnato da me perché io ero in negozio. Oggi invece lavoro tutto il giorno, quindi lui sta con mia mamma, però questa cosa è molto carina perché si trovano bene, quindi... Non c'è disagio, imbarazzo, robe del genere. E stasera torno di nuovo a casa da lui, anzi mi viene a prendere qui. Pranzo finito, comunque, per dare la parvenza di un weekly normale, vi faccio vedere la schiscetta di oggi, che era già quella che mi ero portata forse settimana scorsa, 2 settimane fa, del couscous di Bonduelle, di questa linea che si chiama Cere Allegre, mi fa morire il nome, però vabbè. E è sempre buonissimo, poi io lo scaldo un po' nel microonde per queste giornate piovose autunnali, è perfetto. Fatto sta che non vi ho detto che rimarrà più o meno una settimana circa. Nei giorni in cui non lavorerò cercherò di portarlo in giro, tipo mercoledì prossimo e giovedì dovrei essere libera, a parte la sera che ho sempre ripetizioni. E tra l'altro, se volete, do ripetizioni di inglese e francese, forse ve l'avevo già accennato anche in questo weekly, sicuramente nello scorso. E scrivetemi su Instagram per maggiori info, che vi rispondo, vi dico un po' anche il prezzo e come ci si può organizzare, gli orari, i giorni, e si cerca ovviamente di venire incontro a tutte le necessità. Però sì, mi piace molto dare lezioni in inglese, sia di grammatica sia di conversazione, e anche di francese, stessa cosa. Oh, oh, made room for you. Oh. E finalmente posso dirvi che martedì 25 ottobre ho sostenuto l'IELTS, che è l'esame per ottenere la certificazione di inglese, e ho ottenuto il C1. Per mezzo voto avrei anche potuto prendere il C2, infatti un po' mi dispiace, però sono allo stesso tempo contenta del risultato. Il mio ragazzo anche qui mi ha accompagnata, poverino, l'ho svegliato prestissimo, e poi siamo stati in giro a Milano. Mercoledì e giovedì finalmente day off veri, senza esami, lavoro, preoccupazioni, e visto che erano delle bellissime giornate siamo andati innanzitutto al parco di Monza, che è un luogo paradisiaco, mi ricorda tantissimo la mia infanzia ed è super silenzioso, quindi perfetto per staccare la spina. Abbiamo fatto anche queste foto bellissime che non so se può stare su Instagram, fatemi sapere cosa ne pensate. E la sera siamo andati a cena in uno dei miei posti preferiti, dove abbiamo mangiato benissimo e bevuto del buonissimo vino. Hai vinto il vino! Il giorno dopo siamo andati a fare un tour con il battello sul lago di Como. In realtà avevamo previsto un'altra gita sempre sul lago di Como, ma richiedeva troppo tempo e così ci siamo accontentati di questa. È un giretto di 1 ora, però è comunque molto molto bello e ci siamo divertiti. E torniamo al presente. Il mio ragazzo è tornato a casa l'altro ieri sera e tra l'altro l'abbiamo accompagnato alla fermata del bus alle 11:10 e
rischiava di perderlo perché non la trovavamo. Abbiamo chiesto a un sacco di persone, super in panico, perché poi non volevamo che lo perdesse, perché altrimenti avrebbe dovuto aspettare il giorno dopo per tornare. Però ce l'ha fatta. Io un po' egoisticamente speravo di no, solo perché sapevo sarebbe stato difficile dirgli di nuovo ciao, ci vediamo tra un tot di tempo, che per me sembra sempre tantissimo, ed è anche la prima volta che affronto una relazione a distanza, per me come per lui, quindi è difficile. Ecco, ieri il fatto di svegliarmi senza di lui, il fatto di sapere che dopo lavoro non sarei tornata a casa da lui, che non mi sarei addormentata con lui, mi ero abituata, cioè in 10 giorni ti abitui di nuovo, e abbiamo comunque convissuto per 3 mesi e mezzo mentre eravamo in Sardegna. Per cui è strano effettivamente che lui non sia in ogni momento della giornata con me, o che comunque io non lo trovi quando entro in camera mia. Ieri, meno male che ho lavorato tutto il pomeriggio, perché così ho avuto un po' di grinta, un po' di motivazione da tirare fuori, e non sono stata a piangermi addosso. Bando alle ciance, spero che questi giorni insieme che vi ho filmato, che comunque ho cercato in qualche modo di intrappolare nel tempo, vi abbiano tenuto compagnia, vi siano piaciuti, perché a me è piaciuto proprio rivederli tutti, editarli e vedere che i momenti belli che abbiamo passato non se ne andranno, e semplicemente perché siamo un po' distanti per un po' di tempo non significa che non ci rivedremo, che non passeremo altre cose belle insieme. E per evitare di piangermi addosso anche oggi, dato che è il mio day off, ho fatto un reset totale, ho rimesso un po' a posto la camera, ieri l'ho pulita, ho cambiato le lenzuola e devo rimettere a posto ancora altre cosine che ho lì nel cesto. E visto che è il 1° di novembre, ho cambiato tutti i calendari, lo sfondo del computer, e ora ve lo mostro. Eccoci qua, vi faccio vedere prima di tutto lo sfondo del computer, che vi ho già spoilerato su Instagram e mi avete chiesto in tantissimi dove l'avessi preso. In realtà l'ho creato io con Canva, che è un sito gratuito, e le immagini le ho prese tutte da Pinterest. Ho inserito delle immagini che mi davano delle vibes già più invernali e meno autunnali, e poi delle frasette qua e là: romanticize your life, a girl who is going to do big things cannot let small things get to her, perché ultimamente sto proprio perdendo un po' la mia filosofia di un tempo, che vorrei riacquistare, perché è importantissimo per me non farmi scoraggiare troppo da determinati avvenimenti, che magari sono anche piccolissimi, ma io per delle piccolissime cose nell'ultimo periodo mi sto proprio buttando giù. E poi questo testo che è bellissimo e dice: unless it's mad, passionate, extraordinary love, it's a waste of your time. There are too many mediocre things in life, love shouldn't be one of them. E se volete altre frasi motivazionali, sappiate che le metto una al giorno sulle stories di Instagram, anche per motivare voi, quindi se non mi seguite lì, mi raccomando, andatelo a fare. E poi qui di lato, oltre alla letterina che mi ha scritto mia mamma per la festa della donna del 2021, che tengo sempre lì, ho riaggiornato tutto con il calendario di novembre di Stationery Pal, che non ho idea del perché questo mese sia così, e poi il calendario che metto sempre io su Pinterest, che è creato da me ed è un po' più spazioso per inserire meglio gli impegni. E essenzialmente scrivo i video YouTube, qua li ho cancellati per non spoilerarvi nulla, ce n'è solo uno che vi sto spoilerando, mannaggia, vabbè, fa niente. E poi tutti gli orari del lavoro, così da averli sempre sott'occhio per controllare. E poi ho fatto anche l'organizzazione della settimana, che non voglio assolutamente farvi vedere, la sto facendo vedere tutta, aiuto, però vabbè. E ho scritto i goal di novembre. Nel frattempo si è fatto buio e tra un'ora mi devo collegare per fare lezione di inglese, ma volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, perché in realtà non ci siamo aggiornati molto nemmeno sugli altri social, e partirei da quelli fatti da Tiger, che era un negozio nel quale non entravo da veramente anni, ma essendo molto vicino al negozio dove lavoro io e avendo di solito anche mezz'ora, un'ora libere prima di entrare a lavoro dal momento in cui arrivo con l'autobus, perché non ci sono autobus che arrivano, diciamo, più attaccati all'orario in cui devo iniziare a lavorare, ho un sacco di tempo da perdere lì dentro, e chi c'è stato sa che lì dentro proprio ci si potrebbe perdere le giornate, perché ci sono un sacco di cavolate, però troppo divertenti. Quelle che ho preso io in realtà non sono cavolate. Innanzitutto questo, che è il My Day in a Minute or Five Quick and Easy Journal, che sarebbe un quadernetto dove appuntare sia la mattina che la sera determinate cose.
e vi lascio il tempo di leggere le frasette. Vedete, morning thoughts, evening thoughts. Io ho già compilato le prime 2-3 pagine, però non vi faccio vedere perché sono cose abbastanza personali e credo sia una cosa carina per tenere traccia dei propri pensieri, dei propri sentimenti nel tempo e anche per prendersi del tempo per riuscire a concentrarsi veramente su ciò che si sta provando in quella giornata appena svegli e prima di andare a dormire e per riflettere su una serie di cose importanti. E poi ho preso questo che mi serviva assolutamente perché i gioielli che uso tanto iniziavano ad essere veramente troppi e a mettermi totalmente in disordine l'armadio, che già in disordine lo devo rimettere a posto. Vi lascio qua il video in cui l'ho fatto l'ultima volta e diciamo che non è passato tanto tempo, ma il mio armadio fa schifo. E guardate che carino, l'ho organizzato con gli orecchini e gli anelli qui, mentre qui ci sono le collane, qui i vari orologi, uno ce l'ho addosso in questo momento, e poi qui altri braccialetti, orecchini dentro nei sacchettini. E a proposito di braccialetti, volevo farvi vedere quello che ho addosso in questo momento. Guardate, me l'ha regalato il mio ragazzo quando è arrivato qui, e queste sono le coordinate della spiaggia dove ci siamo dati il primo bacio, e dietro invece c'è una nostra frasetta incisa che appunto rappresenta sempre un po' il nostro primo bacio e poi come si è sviluppata la nostra storia. Trovo che sia una cosa molto carina, non lo tolgo mai, davvero mai. And that's it, perché in realtà pensavo di aver acquistato un sacco di cose, guardo la cronologia della mia carta di credito e vedo che gli unici acquisti che ho fatto sono stati tutti in poké e in generale mangiare fuori e biglietti dell'autobus per andare a lavoro, quindi non è stato molto molto entusiasmante riguardare tutto. Però un po' di tempo fa ho preso anche da Tezenis dei completini e vi volevo dire di andarli a vedere perché secondo me stanno facendo delle belle collezioni. L'ho preso rosa di pizzo e di vellutino tipo fucsia scuro e mi servivano perché io sono ossessionata con l'abbinare il sopra e il sotto, cioè in realtà abbino qualsiasi cosa per quanto riguarda l'abbigliamento, mi piace fare un sacco di matching e quindi non lo so, ne volevo altri perché i miei si stanno piano piano spaiando perché una delle due parti si rovina, quindi la butto e devo ricrearle, però tempo al tempo. E con questa perla di saggezza io vi saluto, vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.